Nella cornice del Conservatorio di Santa Eufemia è stato presentato il libro 4 anni per Roma, che racconta i progetti intrapresi nei primi 4 anni di giunta Alemanno, ricco di dati e documentazioni che testimoniano difficoltà affrontate e obiettivi raggiunti. Qual è il bilancio di questi 4 anni raccontato nel libro? È il bilancio di uno sforzo straordinario per mandare avanti una città che avevamo ereditato in ginocchio, che abbiamo dovuto amministrare in un momento di gravissima crisi economica, con tagli al bilancio, patto di stabilità e altre realtà di questo genere. E quindi sostanzialmente io credo che sia un bilancio molto positivo. Quando uno valuta la situazione di Roma, deve sempre tenere presente che Roma vive dentro un contesto di crisi che riguarda l'Italia e tutto il mondo. E nonostante questo va avanti, nonostante questo eroga servizi, nonostante questo manda avanti gli autobus, i tram e le metropolitane. Quindi da questo punto di vista credo, e sul libro è testimoniato con chiarezza, che possiamo essere orgogliosi di questo lavoro fatto e poter puntare a un secondo mandato per completare l'opera. La presentazione è stata preceduta da un pomeriggio di giardinaggio sociale. I volontari di Noi per Roma e altre associazioni si sono impegnati a ripulire il giardino del Conservatorio di Santa Eufemia. Ripulire il giardino di questo edificio che ospita donne anziane e aiuta a curare i malati di Alzheimer ci sembrava che intrecciasse come un perfetto paradigma sia l'aspetto di intervento nel verde sia l'aspetto di intervento sociale. E quindi ci è sembrato un po' come dire, un simbolo di quella che è stata la nostra attività in un anno. In un anno noi abbiamo lanciato 25 azioni su entrambi i binari e altre 15 le abbiamo invece sostenute insieme a una rete di rapporti che nel frattempo abbiamo costruito con altre associazioni. Io credo che questi modelli siano facilmente replicabili, io credo che ci sia dietro questo una voglia di essere presenti in prima persona come cittadini, significa celebrare attivamente non l'idea ma la pratica del volontariato. Noi siamo dei volontari di questa associazione, amiamo la nostra città come casa nostra, la rispettiamo e la curiamo. E credo che in questo momento di vuoto, anche di grande idealità, le idee forti sono quelle appunto del volontariato e dell'impegno in prima persona e rimboccarsi le maniche. Oggi il Conservatorio di Santa Eufemia ospita un duplice evento, eppure questo posto rischiava di chiudere. Ma che cosa è successo? Niente, questa è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che è stata istituita fin dal 1548 e che l'amministrazione comunale, fortunatamente approvando e promuovendo un progetto di fusione con altre istituzioni, ne ha garantito la continuità, in quanto questa è un'istituzione che, non avendo ulteriori rendite al di fuori della sede, rischiava di chiudere. Cosa è successo poi? È successo appunto che l'amministrazione comunale, in maniera molto avveduta, ha promosso questa fusione con le altre istituzioni in maniera tale da garantire, senza ulteriori oneri per l'amministrazione pubblica, che nella fusione di questi tre enti si ritornasse a un equilibrio di bilancio che consente di proseguire e di intensificare le attività assistenziali non solo nel settore degli anziani, ma anche nell'ambito dell'infanzia e della famiglia.